Eccola, buonasera. Okay. Buonasera, buonasera. Buonasera Nicole, ce l'abbiamo fatta, dai. Esatto, ci sono. Bentrovata. Allora, noi ci siamo fatte poco fa una piccola chiacchierata. Sì. Abbiamo parlato un po' di te, quindi mi hai anticipato qualcosa, però io vorrei che tu parlassi un po' di te ai nostri ascoltatori. Chi sei? Che cosa, di cosa ti occupi? Allora, ascoltatori, sono una giovane sognatrice di 20 anni che crede molto nei propri sogni e nell'arte. Io in questo momento mi trovo a Roma perché sto studiando all'Accademia del Maestro Luciano Carnito, quindi l'Art Village. Sì. Adesso ovviamente tutti i corsi sono sospesi a causa del Covid, tranne appunto il corso di perfezionamento che in realtà svolge come tutti gli altri corsi le lezioni a casa, quindi svolge lezioni online, ma la possibilità di lavorare in questo caso con il maestro Cannito, una delle sue creazioni, e di conseguenza abbiamo l'onore, come pochi in Italia, di entrare in una sala di danza in questi giorni. Io ho studiato danza a Modica, quindi ho Ecco, iniziato diciamolo, tu sei a modicana, Modicina. vivi a Roma, ma tu sei modicana. Esatto, sono molto molto legata alla mia Modica. Intanto che ho iniziato proprio lì a studiare danza classica all'età di 4 anni, poi insomma ho continuato i miei studi al Centro Internazionale Danza di Modica con Ornella Cicero e il maestro Stoianov, in cui studiavo danza classica e repertorio classico. Quindi proprio Esatto, piccolissima comunque hai iniziato. Ok. sì, perché ecco, è meglio iniziare prima possibile comunque, Certo. appena si scopre di avere questa passione, perché c'è un bel po' da fare. Certo. Poi ho deciso di ampliare un po' i miei orizzonti, o comunque darmi un po' più chance, perché comunque al giorno d'oggi più si sa fare, meglio è, quindi c'è più possibilità di trovare lavoro. Certo. Sono molto incuriosita dal mondo della danza contemporanea e per questo motivo mi sono spostata a Taormina, ho studiato 2 anni presso Danza Taormina con il maestro Riccardo Cavalieri e la maestra Alessandra Scalambrino, in cui ho iniziato, ecco, a studiare anche un altro stile di danza oltre alla danza classica, che ho comunque sempre continuato. Dopo il primo lockdown, in cui comunque sono rimasta a casa e ho cercato di rendere quei giorni più produttivi possibili, ho visto il bando di questa audizione per il corso di perfezionamento del maestro Luciano Carnito. Quindi è recentissimo. Sì, ho iniziato proprio a settembre. Perfetto. Quindi il fatto che ci abbiano fermato, ecco, non è stata proprio, è stato doppiamente brutto, ecco. Poi, Certo. ecco, c'è stata data la possibilità di lavorare con lui a una sua creazione, quindi in quanto, ecco, considerati professionisti, abbiamo la possibilità di lavorare in presenza per quanto riguarda, ecco, questa sua creazione, ma svolgendo comunque le lezioni online da casa, come fanno d'altronde tutti coloro Tutti. Ok, che studiano presso una scuola di danza. E ho visto e ho avuto anche il piacere comunque di condividere sui miei social, insomma, un vostro progetto. Parlane, parlane. Sì, grazie intanto. È stato sì una bella iniziativa del maestro Luciano Carnito, che effettivamente cerca sempre di darci voce, cioè di dare voce ai giovani, comunque agli artisti. Sì.
quindi la sua idea è stata quella di girare un video davanti ai monumenti di Roma, quindi in particolare il Pantheon e Piazza Navona. Sì. E, questo video in cui appunto noi ballerine danzavamo e esprimevamo il nostro non poter ballare, il nostro non poter studiare in delle sale di danza, cercando di lanciare il messaggio del fatto che noi artisti non siamo invisibili né trasparenti come in realtà vogliono far credere, anche perché in questo periodo appunto l'arte viene considerata come qualcosa di assolutamente marginale e di cui si può fare a meno, cosa che personalmente non condivido assolutamente. Quindi questo video aveva l'obiettivo di lanciare un messaggio a chiunque lo guardasse, e si può trovare sulla pagina Facebook e Instagram di Art Village Academy e anche sui canali social del maestro Luciano Cagnito, se insomma foste interessati. E trovarsi comunque in mezzo all'arte per una persona che comunque ha l'obiettivo di diventare un artista è davvero bello e anche molto forte. Certo, no, ma complimenti, perché il video è veramente, veramente bellissimo. Grazie. Anzi, vi invito personalmente ad andare a cercare questo video, perché è davvero bellissimo e merita di essere visto e condiviso, quindi l'ho condiviso veramente con tanto piacere, perché vale veramente. Grazie. E allora, non lo so, mi verrebbe da chiederti progetti per il futuro, Nicole, anche se insomma è anche abbastanza relativo come concetto in questo momento. Esatto. Per la verità questo corso ha l'obiettivo di prepararci al mondo del lavoro, quindi al mondo delle audizioni in futuro. Il punto è che adesso le audizioni sono davvero molto poche. Certo. E soprattutto sono tutte all'estero, anche perché è lì che c'è davvero un valore dell'arte e della cultura. Qui in Italia, insomma, vivendo adesso in questa situazione, comunque in questa realtà, vedo, comunque trovandomi a Roma, ecco, vedo in maniera molto più diretta la gestione dei teatri o comunque degli spettacoli e tutto. Certo. Rispetto a ciò che c'è fuori, in cui c'è proprio tanta roba, o comunque c'è proprio un interesse nei confronti della cultura e dell'arte. Quindi l'obiettivo è quello di personalmente di lavorare in una compagnia di danza contemporanea all'estero, soprattutto in paesi come il Nord Europa, in cui ecco c'è davvero tanto, e speriamo soprattutto di poter tornare nelle nostre sale, perché in quanto ballerini, oltre a vivere proprio delle emozioni che ci dà la danza, comunque ecco, il corpo ha bisogno anche di non è una macchina, ecco, ha bisogno proprio di essere coltivato, abbiamo bisogno di studiare. Certo, e questi soft per noi sono veramente tosti. E tra l'altro questi sono gli anni in cui bisogna darsi da fare per riuscire, ecco, poi certo, a conquistarsi un posto nel mondo del lavoro. Certo, no. Quindi ecco, speriamo di poter riprendere a studiare e che ecco, qui in Italia non ci dimentichi nessuno. Noi ce lo auguriamo, te lo auguriamo, Nicole. Grazie. Ti ringraziamo per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie per l'opportunità. Assolutamente, anzi, grazie. Attendiamo nuove notizie, ti ospiteremo volentieri più avanti, insomma. Grazie, con molto piacere.